Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans, perché mi avete chiesto in tantissimi. Avevo fatto anche un video prima di questo, però non mi ha registrato la traccia voce, quindi l'ho sbattuto sul canale secondario che vi invito a visitare, trovate il link in descrizione, e l'ho messo lì con una musichetta, quindi se ve lo volete comunque andare a vedere, così che avete tempo, ve lo potete andare a vedere lì. In ogni caso, oggi ho controllato e registrato tutto quanto bene e ci andiamo a fare un attacco normale, uno ma forse anche due attacchi war più tre attacchi qui. Quindi andiamoci a fare intanto un raid per sbarazzarci dei goblin. Abbiamo questo qui, ragazzi, subito, buono direi. Quindi facciamo così, ci rubiamo tutto questo elisir fondamentale, anche da quest'altra parte. Poi qua buco facendo così, e adesso andate e vincete. Direi che posso anche tenermeli i goblin 100, cioè così ci facciamo un altro raid, ci rubiamo un altro po' di risorse. Sicuro non riescono a fare una stella, ma alla fine chi se ne importa. Vediamo un po' dove se ne vanno, da nessuna parte, 29%, ma mi tengo 100, anche perché abbiamo derubato davvero un bel po', 100k di risorse a tipo. Sono davvero tante, quindi va bene così, e posso tranquillamente andarmi a fare un altro attacco con le ultime 100. Non importa che mi ha buttato anche i draghi in mezzo, che è l'esercito per fare l'attacco in war. Oh, un altro bel villaggio questa volta abbiamo anche. 600 le gestiamo, mi prendo anche il centro del villaggio. Facciamo così, anche un po' sopra. Beh, un bel villaggio, 100. Vabbè, qua sopra ce lo fanno fuori sicuro. Allora, qua il bombarolo... Devo fare così. No, ho usato. Vabbè, non fa niente, dai, non fa niente. Poca roba. Vediamo un po'. Possiamo ancora prendere. Possiamo ancora prendere. Quindi facciamo tipo così. Ma quando mai? Allora, se io ci metto questi tre, che cosa succede? Tirano qualche colpo? Rubano un po'? Direi di no. Facciamo così, vediamo. Rubano un altro pochettino di elisir. Metto questo qua, vediamo, tira due frecce, ok, davvero scarsissimi. Possiamo uscire, però ci siamo presi comunque 126k oro e 171, alla fine con 200 goblin, 600k risorse quasi. Mi sono riuscito a derubare, vado, no, l'ultima stella, non è questo il momento perché dobbiamo fare gli attacchi in war. Allora, gli attacchi in war, questa war è bella tosta, ragazzi. Io toppo sempre perché gli attacchi in war veramente sono, cioè, una frana, ve lo giuro, attacchi in war in questo gioco, però ma adesso ci provo. Allora, vediamo, qui io provo, cioè il 9 secondo me è troppo, non lo riesco a fare. Vabbè, questo sì, perché ha questi volanti veramente bassi e quindi ci riesco. Allora, siccome i tentativi ne ho due, devo prima però, ecco che cosa mi stavo dimenticando di fondamentale, andare a gemmare con 333 gemme questo qui, perché non posso fare la war senza il barbaro. Vediamo un po', inizio il 9, vediamo intanto il 9 come va, vediamocelo un attimo e capiamo bene da dove possiamo. Il castello è qui, quindi magari riesco a tirare fuori tutti scendendo, se c'ha dei rinforzi, scendendo lì qua. Poi è complicata perché ha le difese volanti messe così, quindi anche che io gliene riesco a far fuori una, poi dovrei riuscire a distruggere le altre ed è veramente complicato. Quindi non so se distruggere questo e partire dai lati, cioè distruggendo tipo, mando due draghi sopra, due draghi sotto, iniziano a mangiarsi un po', distruggo questo, e come si sono fatti un po' quest'area, mando gli altri dall'altra parte, ve lo giuro ragazzi, non lo so proprio. Quindi provo, che cosa dire, provo, anche se già so che sarà un mezzo flop, però dai, tentar non nuoce, vediamo, attacco, provo a mettere il combattente vicinissimo, ok, allora... Ora devo tirarli fuori e farli venire tipo qua. Devo far venire tipo qua. Ma se io faccio tipo così, che succede? Non l'ho beccati. Se si erano di passaggio. Vabbè. Ho distrutto quello, sperando di aver fatto bene. Qui intanto si avvicinano. Perfetto. Allora, vorrei un po' ammucchiarli, tipo.
Così, adesso tornate un attimo di qua con questo, avvicinatevi un po' di qua, un po' di qua e poi 1, 2, 3, 4. Vediamo un po' come va. Tanto la mongolfiera non dovrebbe fare niente perché dovrebbe beccare solo i terrestri. Ci ha già fatto malissimo. Vediamo se facciamo così. Che cazzo è questo? È un boost. Ah, perché è salito di livello il potere. Ho questo nuovo potere. Quindi faccio così. Scendo anche rinforzi. Sta per crepare quello. Intanto se metto qua questi così. Niente, qua è un disastro totale. Disastro totale. Perché questi tre. Ok, se faccio così, ne metto un altro di drago qua. Stanno a andare sopra. Questo l'ha quasi distrutto, ma non l'ha nemmeno distrutto. Vediamo se faccio così, se riesco a buttarlo giù con l'arcerino, almeno quello. Ok. Quindi, se è riuscito a buttarlo giù quello, vediamo un po' che cosa succede qua. Vediamo un po' che cosa succede qua prima di tirare conclusioni, anche se so già che bene o male la situazione è andata, perché guardate quanto diamine fa male questo coso. Quindi più che provare a fare questo e questo, non so cos'altro fare. Ci ho provato, ma questo lo sapevo davvero che era un attimino forse fuori dalla mia portata. Forse sicuramente potevo attaccare meglio, non metto in dubbio, anzi se sapete, se potete darmi qualche consiglio su questo attacco, su come avrei potuto farlo, lasciatelo scritto nei commenti. In ogni caso, cioè, malissimo non è andato, non riesco a fare il centro perché veramente questo è troppo devastante. Troppo, troppo, non mi riesco a beccare sicuro nemmeno la seconda. Che dove vanno? Questo si mette a picchiare il muro, questi esplodono, andranno a morire facile, quindi direi che possiamo terminarla qui, perché più di questo non siamo riusciti a tirar fuori. Mentre il secondo mi sembra un attimino più alla mia portata, quindi vediamo un attimo. 33, direi che per il video si può fare anche questo piccolo sforzo, quindi dai, e ci facciamo anche il secondo attacco, secondo, qua il 10, ricognizione, è più facile perché nonostante la formazione è bene o male la stessa, abbiamo il castello qua e quindi se ha qualche rinforzo lo tiriamo fuori al volo. E in più possiamo distruggere facilmente questo e poi attaccare da sotto. Andiamo ad attaccare, proviamo un po'. Allora, ok, non c'è neanche il reo sbagliato e se metto resa perdo l'attacco, ne sono quasi sicuro, non l'ho resuscitato. Ok, ci sta sempre ragazzi Anabata, devo dire. Allora, adesso lo butto qua il fulmine. Uno. Vediamo un po' quanti danni fa. Con due non ci se la fa per pochissimo. Per pochissimo, va bene, dai. Buttiamo anche il 3 qua in mezzo. Allora, dobbiamo praticamente spianare da qui sotto. Quindi, vediamo un po' di mettere qualche tipo cosettino qui, un qualche altro di qua. Anche tipo un drago qui, un drago qui. Vediamo un po' di devo riuscire a fargli mangiare un po' i lati. E poi andare verso il centro con gli altri 7. Ok. Ah, vedete, mi ero anche dimenticato di questo. Va bene, però va bene così. Mettiamo 3 qua. Altre 2, faccio così. Però ci sta sicuro il cannone che rompe le palle, infatti. Infatti. Se faccio così, devo cercare di arrivare verso il centro. Verso il centro. Quindi se ci butto questo di qua, i due nanetti che sono avanzati li metto a sinistra. E adesso metto anche questi, perché serve il massimo della potenza verso quei due. Oh, peccato, l'aveva inquadrato. Dai, draghi, fate in fretta. Mettiamo questo qui. Allora, uno l'hanno preso di mira. L'altro pure, dai, va bene che ci stanno andando. Se lo fanno fuori, non dovremmo avere problemi, lo dovremmo completare a tre.
Tranne se i Tesla fanno qualche scherzo malsano, vediamo un po'. Uno l'hanno già fatto fuori. Il castello, il municipio ce lo stiamo beccando. Quindi dai, sono fiducioso che questo Tesla non riesca a fermare i rimanenti tre draghi. Abbiamo 1 minuto e 2 però. Non sono sicuro che il tempo che ci ferma. Vediamo, il Tesla fa un danno ridicolo, quindi sicuramente non ce lo distrugge. Però abbiamo 51 secondi, ragazzi. Non ci resta che attendere. E vedere un attimino se questi Drake ce la faranno. 40 secondi, dai, sono fiducioso, ce la dovrebbero fare. Le strutture sono sempre meno. Agli angoli non c'è. C'era qualcosa agli angoli, eravamo fottuti. Però dato che agli angoli non c'è niente, 30 secondi. Il soffione rompipalle. Il soffione rompipalle, 28 secondi. Dai, fate in fretta. Fate in fretta, 20 secondi. Dai, 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 correte, 19 secondi. Ultima struttura, pochissimi secondi, pochissimi secondi. Dai, è fatta, 10, perfetto. Dai, almeno un 3 stelle ce lo siamo riusciti a beccare, perfetto. Non posso dire di aver contribuito almeno un po' al punteggio finale. Adesso il 9, ragazzi, cavatevela voi. E vi saluto anche a tutto il clan di Ari e Splatoon. Vi saluto e vi ringrazio anche per tutti i rinforzi che mi date e per la pazienza che avete con un abbo come me. E quindi ci possiamo andare a spaccare i 3 attacchi al secondo villaggio. Perché qui, ragazzi, invece devo dire che non sono tanto nabbo, cioè me la cavicchio. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Abbiamo tutte le difese da questa parte, più il centro e pochissima roba vicino a questo. Io direi un assalto massiccio frontale su tutte quante queste strutture con gli sgherri e questo. Allora, dai, proviamo così. Facciamo questo così. Metto una prima ondata di sgherri, poi ovviamente anche qui facciamo così. Non ci dimentichiamo anche delle strutture laterali. Ma fondamentalmente quello che devono fare è andare a sfondare quest'area fino ad arrivare al castello. Poi, se questi qui, così bravissimi, si riescono a beccare anche delle strutture laterali, è il top. Vediamo qui che se la stanno prendendo bene contro il. Ok, ce ne mando altre 2 contro, perfetto. E l'ultimo lo mando sul castello, che tira anche da lontano i primi colpi. 65-68, ottima percentuale. Non mi lamento, non mi lamento. 75, 2, vediamo, buttano giù anche quello. Sicuramente anche lo schiacciasassi tirano giù. Perfetto. Se buttano giù. Ah, vabbè, dai. Era un po' troppo, ci spaccavamo il 100, ma 81 con 2 stelline è un ottimo risultato. Quasi sicuramente la vinciamo. E infatti è così. Ora devo mettere lo spin che mi ero dimenticato. E nel frattempo che si rigenerano le truppe al volo, posso anche mettere a fare questi alberelli che con lo speed si fanno in un attimo. Ok. Questo un po' meno in un attimo. Quindi intanto faccio quelli più piccoli. Mentre si stanno ancora facendo le truppe, come potete ben dire. Ok, hanno finito. Faccio questo. Metto a fare l'ultimo e attacco. Che cosa abbiamo qui? Anche qui niente di assurdo. Ha messo a fare il centro anche lui. Un po' di difese qua, un po' di difese di là. Praticamente quello che possiamo fare è rosicchiarci qualcosa qui e assaltare in massa di qua. Quindi direi che ci possiamo tankare tranquillamente la torre qua, tenendolo lontano dallo schiacciasassi questo coso, e iniziare ad assaltare quest'area così, con questi sgherri che direi che va bene. Un po' di supporto sul Tesla, poi mettiamo qualche sgherro di qua. Serve molto molto più sgherrosità da questa parte. Dovete andare proprio sul centro, mi devo beccare la seconda, quindi per favore non perdonate e andate su quel maledettissimo, non esplodete, niente. Non ci sono riusciti, forse sì, forse ma vengono buttati giù e questa volta la percentuale non mi soddisfa, posso dire. Non mi soddisfa e soprattutto non mi soddisfa che abbiano fatto il giro tondo a fianco a questo municipio senza riuscirselo a prendere. Un po' mi ha sconvolto, ecco, vediamo, solo un 65% con una stella, qui non si garantisce proprio niente.
aspettiamo che finisca. Tanto mentre il nostro amico finisce, piazzo qualche mina, dato che comunque le mine ci sono, le piazziamo. Allora, un muro, vabbè, i muri rompipalle glieli posso mettere mentre lui finisce, quindi qualche muro così buttato a cazzo in giro. Poi che cosa abbiamo? Anche abbiamo torre dell'arciere, vabbè, la metto qua, anche se è percentuale facile, però più cose da distruggere. Di conseguenza un po' più, vabbè, 4 minuti, abbiamo anche lo speed e quindi aspettiamo. Dovrebbe aver quasi finito, vediamo a che punto è, perché sta mettendo un'esistenza, quando mi ha fatto 300%, invece ragazzi sta ancora al 30%, praticamente è stato a grattarsi finora, manda dentro tutti quanti questi. No, non è stato a grattarsi, è stato forse a eliminare tutto in maniera molto furba. Però sta solo al 33% e non lo vedo molto agguerrito. Gli rimangono poche truppine. Il mio cannone è al lavoro. Ma non so, vediamo, 46. 46, che cosa si ruba? Che cosa si ruba? Neanche quello ti faccio prendere. 49, ragazzi, abbiamo vinto. Top. Ok, torniamo al menu, al coso qui della alla fine, insomma, come cazzo si chiama il villaggio. E ci possiamo spaccare il terzo attacco, ragazzi, Unplane, speriamo di vincere anche questo. Invece questo lo vedo un po' più cazzuto, un po' più posizionato bene. Quindi, che cosa andiamo a fare qua? Qua il centro del villaggio ce lo scordiamo. Possiamo sperare che lui faccia una sola stellina e bassa percentuale e noi una percentuale maggiore. Metto almeno due wave di questi, più una di questo. Sì, facciamo così e poi metto questo affare di qua. Allora, zoom indietro, giriamo tutti quanti almeno un pack e mezzo tutti in giro e metto il volante qua. Vediamo un po' come si mette la situazione, che qui non hanno concluso niente e qui nemmeno. Devono riuscire almeno a distruggere queste strutture, molto molto toste, non si lasciano buttare giù. Anche qui manca tanto. Allora, io direi di fare questo e questo e vediamo un po' se riusciamo almeno a fare il 50%, anche se questo l'ho visto abbastanza cazzuto, posizionato bene, posizionato bene. 52. Un po' dobbiamo essere veramente molto 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 fortunati per vincere adesso. Vediamo che cosa sta combinando lui, se l'ha già superato. 44, ha finito. No, non l'ha superato, abbiamo vinto ragazzi, abbiamo vinto anche con una percentuale bassa. Però la stellina la faccio sempre, la stellina la faccio sempre, mentre come vedete i nemici non sempre fanno la stellina contro Snow. Ed eccolo qua che bam, ci siamo beccati anche questo attacco, perfetto direi. Non mi aspettavo di meglio, quindi metto a fare anche un'altra mina, perché no. E quindi direi ragazzi che per questo video è davvero tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e soprattutto su Telegram, mi raccomando, seguitemi su Telegram, pagina SnowKillsGamer, trovate anche quella il link in descrizione, perché diciamo vi dico notizie sui prossimi video che usciranno e piccole cose che magari vorrei dire a tutti quanti gli iscritti, le scrivo direttamente su Telegram, mentre per contattarmi Facebook. Quindi like, commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.